Wow ragazzi, sono Harry Lazza e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui tornati in un video abbastanza diverso dal solito, perché infatti ragazzi oggi siamo qui con il video della mia pagella di quinta superiore. Bene sì ragazzi, perché so che molti di voi magari non ci credono, ma sono in quinta superiore. Prima di iniziare ragazzi, ovviamente fatemi sapere questo con un commento se voi siete stati promossi, bocciati oppure rimandati. E inoltre ragazzi, qualcuno di voi sa già cosa, quale sarà il mio destino, perché mi segue su Instagram. Quindi ragazzi, andate tutti quanti a seguire su Instagram Instalazza con due A finali. E vado a salutare anche ragazzi l'ultima notifica che mi avete lasciato, ovvero legge trattino basso 04. Quindi ciao bomber, mi raccomando ragazzi, seguitemi su Instagram. Ovviamente ragazzi, in descrizione troverete come sempre il sito di maglie sotto il shop, codice Lazza 15% di sconto su tutte le magliette da calcio dei mondiali, felpe di club, magliette, polo eccetera. In 10-15 giorni circa vi arriva tutto il materiale a casa, codice Lazza. Mi raccomando ragazzi, ogni volta che andate a acquistare 15% di sconto, praticamente le andrete a pagare sui 20 euro una maglietta. Ok ragazzi, partiamo con il video. Allora, iniziamo dalla prima materia, ovvero lingua e letteratura italiana. Che qui ragazzi, sei politico in italiano, che comunque le ultime verifiche sono andate abbastanza bene. Infatti ho preso anche 7, 8, sono, oh, 7 avevo preso se non mi sbaglio, su 3 autori. Quindi ragazzi, obiettivo centrato in pieno per italiano. Poi passiamo a storia. Storia anche qui ragazzi mi ha dato 6. Storia che comunque in questa seconda parte di quadrimestre sono andato abbastanza bene. Ho avuto solo un 5, che, cioè questa dovete spiegarmela. Avevo la media che faceva 6.4 e avevo praticamente questo 5, e mi ha fatto recuperare quel buco lì nonostante io avessi la media sufficiente. Sarà anche che l'ha fatto per il mio bene, però non riuscivo a capire questo ragionamento. Da voi fanno così? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Poi passiamo a bitch, a inglese che ho preso anche qui 6, quindi ragazzi 6 politico ci sta, triplo 6 everywhere. Anche in inglese non ho mai preso in questo semestre un'insufficienza, tranne l'ultima verifica di Ernest Hemingway, che devo ancora capirlo quell'autore, cioè è troppo complicato, non mi entra in testa. Però dai, anche qui me la sono cavata. Poi abbiamo matematica che mi ha dato 6, ma con un asterisco. Significa che sono molto bravo, anzi no, scherzavo, ma che mi hanno praticamente ragazzi aiutato tra virgolette, e quindi me l'hanno passata a 6. Qui c'avevo tipo un 5 in matematica, un 5 scarso, e quindi hanno chiuso un occhio. Dovete sapere che in matematica non sono mai stato bravo in tutta la mia vita. Infatti credo di aver preso forse massimo, si possono contare su due mani le sufficienze che ho preso in matematica in questi anni scolastici. Che veramente ragazzi, matematica non la riesco a capire, ve lo giuro. Altra materia ragazzi, ci abbiamo storia delle arti visive. Allora, un attimo, storia delle arti visive. Io mi chiedo, allora frequento, anzi non ve l'ho detto, frequento un istituto di audiovisivo, quindi macchine fotografiche, videocamere, storia del cinema. Ok che magari storia dell'arte ci può stare, perché comunque sono immagini eccetera. Vorrei fare una petizione per abolire storia dell'arte da questo tipo di indirizzo, perché secondo me non c'ha senso legare storia dell'arte. È inutile come materia. Se avessi voluto fare arte sarei andato in un istituto artistico. Perché mi sto lamentando? Perché mi ha dato 6 anche qui, ma con l'asterisco anche qui. Perché appunto, raga, storia dell'arte non riesco a studiarla, non mi va di studiarla. È anche abbastanza semplice, sì, da capire, lo ammetto. Però, raga, non mi va giusto nell'arte. Proprio una materia tosta da studiare. Poi passiamo a una materia di indirizzo, ovvero laboratori tecnologici e esercitazioni, che qui mi ha dato 6, quindi top. Vi spiego un attimo qual è la materia. Praticamente abbiamo un software che si chiama Maya, forse alcuni di voi che fanno questo tipo di indirizzo lo conoscono, che serve per il 3D. Quindi ad esempio devo ricreare questo tappeto dell'obiettivo in 3D, lo posso fare appunto su questo programma. Devo creare un joystick, lo posso fare su questo programma, che poi appunto è un programma di modellazione che poi magari servirà per creare gli oggetti finiti. Quindi per farvi capire in poche parole, questa è la materia. Tecniche di produzione e organizzazione, 7, raga, 7. Questa materia abbreviata si chiama TPO, tecniche, produzione, organizzazione. Ci sono vari argomenti su questa materia. Allora, gli ultimi che abbiamo fatto sono il copyright, il creative commons, il diritto d'autore, come si fa una strategia di marketing. Quindi le cose un po' più amministrative, tra virgolette, di quello che è il cinema, eccetera. E devo dire che comunque questa materia mi piace davvero molto, quindi me la sono cavata con un bel 7. Tecniche, gestione, conduzione, macchine e impianti, sarebbe TGC abbreviato. Anche qui ragazzi mi ha dato 6. Allora, TGC, la prima parte dell'anno non capivo niente di TGC, perché erano codec e formati, cavi. Era come storia dell'arte, non la capivo, non mi andava giù, non riuscivo a studiarla. Invece durante la seconda parte dell'anno è stato qualcosa di più concreto, non concreto ma
che sono riuscito a capire meglio. Ad esempio, le luci nel teatro, come si crea uno studio televisivo. E quindi là sono riuscito già a capire meglio quello che era l'argomento. Perciò me la sono cavata abbastanza bene nelle verifiche. Materia successiva ci abbiamo tecnologie applicate ai materiali e processi produttivi, che abbreviato è TAM. TAM sarebbe, ragazzi, quest'anno in quinto superiore, siti, quindi HTML, CSS, WordPress. Stesso discorso alla materia precedente. La prima parte dell'anno non capivo niente, infatti c'avevo l'insufficienza anche nella prima pagella, perché l'HTML sono tutti codici, praticamente è una sorta di matematica, perché bisogna andare per ragionamento. Poi appunto nella seconda parte dell'anno abbiamo creato un sito vero e proprio, e lì me la sono cavata abbastanza bene con WordPress. E lì, raga, ho fatto tipo un sito di news calcistiche. Strano, no? Per l'ultima materia, ragazzi, invece ci abbiamo scienze motorie sportive, quella più comunemente chiamata ginnastica, e lì, ragazzi, c'ho 7. Ora, raga, su queste materie non mi sono sbilanciato molto sui giudizi con i professori, perché devo ancora affrontare un esame, quindi meglio non dire niente. Forse vi farò un video successivo all'esame, dove vado a parlarvi meglio forse dei prof e comunque dei problemi che ho avuto durante l'anno. Anzi, fatemi sapere questo dopo in un commento se volete vederlo. 7 in ginnastica, ci sta, facevo il mio in ginnastica, easy easy. E ultima materia, ma non meno importante, religione cattolica, ragazzi. Ho preso B, che sarebbe buono, B sarebbe tipo 8. Religione cattolica è abbastanza semplice, basta dirgli due frasi e ti mettiamo un ottimo voto. Poi comportamento mi ha dato 8, quindi non è proprio il top, però dai, sono uno studente abbastanza modello. Hashtag studente abbastanza modello nei commenti. Esito, ragazzi, ammesso all'esame, quindi top, ce l'ho fatta, ragazzi, l'obiettivo l'ho portato a termine, anzi non ancora, una parte di obiettivo ho portato a termine. Media voti 6.33 e credito assegnato, c'ho 5 crediti, però pensando potrei sciupare un po' di crediti. A parte le casate, ragazzi, in tutto credo di avere tipo 14 crediti, o forse 15. E quindi, ragazzi, questa qui era un po' la mia pagella. Ovviamente, ragazzi, voglio fare un altro video sulla scuola in futuro, perché voglio farvi vedere il progetto d'esame. Poi farvi sapere, insomma, l'esito finale, se sono stato promosso, se ho finito la mia vita scolastica, eccetera. Quindi fatemi sapere con un bel mi piace se volete vedere. 3000 mi piace e vi racconto gli esami di quinta superiore. Quindi, signori, questo video finisce qui. Io spero vi sia piaciuto, ragazzi. Come al solito, lasciate un bel mi piace. Mi raccomando, 3000 likes se volete vedere un nuovo video sulla scuola. Vi ricordo, ragazzi, di farmi sapere qui sotto con un commento promossi, bocciati, rimandati, e magari, ragazzi, anche qualche situazione divertente da raccontarmi. Seguitemi su Instagram, Instalazza con 2A finali, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Che dire, ragazzi, qui da Realizza è tutto. Bello.